Diego Marani, buongiorno. Buongiorno. E benvenuto qui nel Posto delle Parole per anticiparci, nella brevità di questa conversazione, il suo incontro a un festival molto singolare, cioè il premio Ostana dedicato alle lingue minoritarie. Lei sabato 25 giugno incontrerà il pubblico sul tema riflessioni sulla lingua, sui linguaggi, sull'identità e sui destini delle lingue madri. Non basterebbe un giorno per essere esaustivi su tutta questa ampia, materia. Insieme con Diego Marani, che rappresenta la lingua europanto, ci sarà anche Pietro Spirito, che curerà per l'appunto questo incontro. Allora, Diego Marani, a proposito di premio Ostana e di lingue minoritarie, ovviamente l'europanto che lei ha creato si colloca anche nelle lingue minoritarie, o no? Beh, sì, se vogliamo sì, secondo un sito americano, il sito Ethnologue, l'europanto è parlato a Bruxelles da una persona, e quella persona credo di essere io. Se vogliamo scherzarci sopra, è vero, l'europanto è una lingua minoritaria, oppure invece è la lingua che tutti parliamo quando non ne parliamo nessuna o quando le vogliamo parlare tutte. È in fondo, come dire, una imitazione di che cosa succede alla lingua nel corso della sua storia di secoli e di millenni, cioè si mescola, si trasforma, diventa un'altra. Si trasforma, si mescola, diventa un'altra, e questo è proprio di ogni lingua, e anche delle lingue minoritarie, che seppur vengano difese, le lingue minoritarie hanno una loro giusta e necessaria trasformazione. Ma oggi, Diego Marani, la trasformazione della lingua minoritaria, europanto a parte, è anche un po' quella della scomparsa, quindi ci dovrebbe essere anche un'ecologia delle lingue minoritarie. E perché non c'è? Sì, ma allora diciamo che il dibattito è aperto ed è molto vivace, a partire dall'aspetto scientifico-linguistico. È difficile definire la morte di una lingua, neanche gli specialisti sono d'accordo come si constata la morte di una lingua. Certi si fissano sul numero dei locutori rimasti, certi sulla struttura, sul vocabolario. Questo perché? Perché di fatto dobbiamo aprire gli occhi sul fatto che le lingue non muoiono mai, finiscono dentro un'altra magari, si trasformano in un'altra ancora, e quindi proteggere le lingue minoritarie, se è vero che ha un senso ed è necessario, perché come lei dice è necessaria un'ecologia delle lingue, deve essere fatto in un modo, io credo, completamente diverso da quello che abbiamo avuto finora, che abbiamo seguito finora, che è quello della riserva indiana, dove la lingua viene tutelata con delle leggi, con i cartelli, la traduzione, il bilinguismo. Invece di tutelare questo però è un lavoro di scusi se la interrompo, Diego Marani, ma questa cosa, sì, dei cartelli, peraltro giusta, è una cosa di facciata che non va, non dico a risolvere un problema, ma non va a difendere la lingua, non va ad aiutare la lingua. No, per me non aiuta per niente, spesso è quasi ridicolo. Io invece dico che quando una lingua minoritaria, salta fuori, viene fuori dal suo nido e si propone come lingua che offre delle opportunità, che apre nuovi orizzonti rispetto alla lingua dominante, ecco che la finisce di essere una lingua sotto tutela e diventa una lingua che liberamente compete nel mondo delle lingue, nella vita libera delle lingue, offrendo qualcosa di nuovo. Insomma, il succo è questo: non teniamo le lingue minoritarie solo per i rappresentanti di queste minoranze, non riserviamo a loro l'insegnamento, le scuole, ma apriamole a tutti e facciamo capire, facciamo vedere con l'offerta culturale, con l'offerta di insegnamento e di studio in una determinata lingua minoritaria, quanto queste lingue possano essere attrattive. A me piace una pubblicità che ho visto della lingua corsa, che diceva in francese: imparate il corso, avrete un più facile accesso al francese. Ecco, questa è l'impostazione, come dire, aggressiva, di dire imparate la nostra lingua e così avrete accesso a sta roba che è il francese, che parlano tutti. Chiaramente questo è un esempio paradossale, però ci insegna, io credo,
ad avere, ecco, un atteggiamento meno vittimistico e più, come dire, assertivo, sempre però nella consapevolezza che di evitare il piagnisteo, ecco, di rendersi conto che anche le lingue maggioritarie evolvono, si trasformano, diventano un'altra cosa, e che molto spesso dipende dal nostro punto di vista. Tutti diciamo che il latino è morto, ma con ugual legittimità si può dire che il latino sta benissimo, al punto che si è trasformato in 6 lingue diverse: italiano, catalano, spagnolo, portoghese e tutte le altre neolatine. Ecco, quindi io invito a un punto di vista un po', come dire, un po', se volete, rivoluzionario, comunque diverso da quello che abbiamo sempre avuto fino adesso, e che ci viene dall'atteggiamento che abbiamo in generale verso le lingue, dove riconosciamo la lingua maggioritaria, dominante, ufficiale di un determinato paese, una determinata istituzione, e le altre le chiamiamo minoritarie, protette e via di seguito. Non dovrebbe esserci questa distinzione: le lingue non appartengono a stati, governi o accademie, appartengono a chi le impara, e questa è, secondo me, una grande verità. Le lingue appartengono a chi le impara, questo Diego Marani supera la stessa carta geografica, quindi la parola confine per la lingua è inesistente se appartiene a chi le impara una lingua. È come fu nel passato. Ricordiamoci i tempi di Dante: le lingue non avevano confine al tempo di Dante. Dico Dante per dire quell'epoca in cui non esisteva lo Stato-Nazione e quindi la frontiera. Le lingue si diffondevano a seconda delle migrazioni, dei cammini di pellegrinaggio, della forza culturale di una lingua, e molto spesso una lingua degradava dentro un'altra, trasformandosi in zone di contatto in lingue di passaggio. Ecco, questo era, io credo, un universo linguistico sano. Non dico che dobbiamo tornare a quello, ma avere la consapevolezza di come era il paesaggio linguistico europeo prima che gli stati nazionali si impossessassero delle lingue per farne strumenti identitari, ci può aiutare ad avere una diversa percezione, un diverso modo di vedere, ecco, che liberi un po' le lingue anche da tutto questo peso identitario nazionalista, e che le faccia necessariamente coincidere con uno Stato, con la sua storia nazionale, la sua mitologia nazionale. Diego Marani, dopo questa conversazione con lei noi avremo Andrea De Benedetti, che ci parlerà del saggio Così non schwai, limiti ed eccessi del linguaggio inclusivo. Ora, certo, l'argomento è altro, però è pur sempre una lingua, no? L'espressione, il linguaggio, che sia schwa o che non sia schwa. Ecco, quanto le imposizioni dall'alto o quelle che arrivano dal basso possono influenzare una lingua? Mi riferisco, per esempio, al caso spagnolo, dove c'è stata questa revisione, no, parziale ovviamente della lingua per evitare problemi, cosa che è stata fatta anche, se non ricordo male, per la Francia, spero di non sbagliarmi. Ecco, secondo lei queste indicazioni che ci vengono dall'alto e che ci vengono dal basso, senza porre come pregiudizio che ciò che viene dall'alto è sbagliato e ciò che viene dal basso è giusto, per esempio nello schwa, ma allarghiamo il discorso alle lingue, in questo caso lingue minoritarie, lei cosa ne pensa? Ma io penso che tutto quello che è imposto è essenzialmente sbagliato, e una proposta viene accettata o rifiutata dalla lingua e dalla gente che la parla, appunto, liberamente. E se in Francia c'è, come lei ha detto, la tendenza a seguire le indicazioni che vengono date dalle autorità linguistiche, perché questa faccenda in Francia è sentita, c'è un seguito, ecco. Ma altrove, e poi comunque anche in Francia, non tutti seguono le indicazioni. Per dire posta elettronica c'è una bellissima parola coniata dall'Académie Française, che è courriel, però molta gente dice mail all'inglese, inglese francesizzato, e va bene così. Però quanto è più, mi scusi Diego Marani, forse è stato troppo romantico, ma quando io parlo francese amo dire courriel, perché veramente ha una sua singolarità, ha una sua ricerca, una sua realtà anche culturale e linguistica. Vero.
Sì, anche a me piace molto di più Curiel che Mail, però poi la lingua fa quello che vuole. Se certo. una parte dei locutori sente che Mail è più efficace perché c'ha questo richiamo all'inglese, all'internazionalismo di cui c'è bisogno, queste persone sentono il bisogno di ispirarsi, non le si può fermare. Quindi io credo che ogni lingua scelga le sue strade, i suoi percorsi, e anche queste faccende di genere noi possiamo dimenarci e cervellarci e discutere e litigarci, ma poi è la sensibilità della lingua e quindi della gente che sceglie in quale direzione andare. Se questo bisogno di esprimere la varietà di genere è davvero così irresistibile e forte, la lingua troverà il modo di esprimerlo. Se invece è una moda, è una fissazione dei tempi moderni, le chevaux e gli asterischi tramonteranno felicemente quando questa fiammata di sensibilità per il genere sarà tramontata. La lingua ci azzecca sempre, la lingua non sbaglia mai, perché dice quel che la gente vuole dire, quel che la gente ha bisogno di dire. Diego Marani, è stato ripubblicato dalla nave di Teseo il suo libro Nuova grammatica finlandese quest'anno. E su quale libro sta lavorando e qual è l'ultimo che ha pubblicato? Beh, sto lavorando su un libro che uscirà il 6 settembre e che ci azzecca moltissimo con l'argomento di cui stiamo parlando, perché il titolo sarà L'uomo che voleva essere una minoranza. E quindi è un libro che sa va sandir proprio dentro il premio Ostana, dove si parla di minoranze, sabato 25 giugno con la conversazione con Diego Marani, creatore dell'Europanto, sulle riflessioni sulla lingua, linguaggi, identità e sui destini delle lingue madri. Ma prima di salutarci, Diego Marani, qual è invece il libro che le fa compagnia in questi giorni? In questi giorni sto leggendo un vecchio saggio di Eric Thompson sui Maya, la civiltà Maya, e mi sono chiaramente soffermato sulla parte linguistica che per me è magnetica. Siccome progetto un viaggio da quelle parti, sto studiando la materia. E poi sto leggendo un romanzo di Vargas Llosa in spagnolo. Lo spagnolo non lo parlo, ma lo leggo. Il sueño del Celta, il sogno del Celta, che è la storia di Roger Casement. E quindi queste due letture ispaniche mi accompagnano in questa, anticipo di estate. L'avventura di Marco Vargas Llosa, il sogno del Celta, pubblicato da Einaudi, veramente un'avventura africana che fa il paio col caldo che stiamo vivendo. Grazie Diego Marani esatto, del tempo che ci, qui a Parigi. Che ci ha dedicato. Fa molto caldo anche a Parigi a quanto pare. Buona giornata, a presto. Sì, grazie, arrivederci.